diretta? Siamo in diretta. Ciao a tutte e a tutti. Siamo sul lungomare via Caracciolo, qua a Napoli. Ci siamo appena fermati dopo un primo percorso di questa biciclettata che oggi abbiamo organizzato. L'abbiamo organizzata per parlare del tema della transizione ecologica, che è una delle sfide che si pone, che si porrà anzi nel prossimo consiglio regionale, il consiglio che voteremo il 20 e il 21 settembre, perché questo consiglio sarà chiamato a decidere le sorti, il futuro della nostra regione. È uno dei tasselli chiave, una delle sfide fondamentali che abbiamo davanti è quella della transizione ecologica. Transizione ecologica che si chiama innanzitutto trasporti efficienti e puliti per tutta la regione. Noi abbiamo una grande possibilità davanti, abbiamo la possibilità di costruire una regione che sia record, che abbia il record delle piste ciclabili e soprattutto che abbia il record di una mobilità che venga fatta davvero per le persone di questa regione e non per l'interesse di qualche costruttore. Non servono le grandi opere di cui parla continuamente De Luca. Quello che serve invece è valorizzare quello che già abbiamo. Abbiamo la più grande rete ferroviaria d'Italia, 10,8 km ogni 100 km quadrati, un patrimonio immenso. Peccato che negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, molte di queste linee siano state dismesse. Significa che abbiamo strade ferrate inutilizzabili. Strade ferrate sulle quali non passa un treno, non passa un vagone, non può viaggiare un solo abitante della Campania. Perché? Perché sono state considerate non redditizie. Io nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, sarò su alcune di queste linee per mostrarvi l'assurdità di avere delle linee che sarebbero quasi immediatamente utilizzabili. Bastano pochi lavori di ristrutturazione, pochi lavori per rimetterle in sesto e potremmo riutilizzarle. E sarebbe uno strumento chiaro anche per collegare meglio le aree interne di cui sentiamo sempre parlare come soggette al problema dello spopolamento. Tanti giovani vanno via, è uno dei problemi che segnalano tutti, dal Sannio al Cilento, all'Irpini, all'Alto Casertano, è l'assenza di trasporti. In pratica, se si è a Napoli ancora si riesce a viaggiare, ma se si abita nei capoluoghi dell'entroterra o peggio ancora in alcuni borghi e paesini che sono bellissimi ma sono irraggiungibili, ecco, appunto, devi rimanere nella tua casa perché non c'è nulla da fare, non ci puoi arrivare. Addirittura io qualche tempo fa ho provato a mettere su Google Maps il percorso che mi dava col trasporto pubblico per arrivare dalla città di Napoli ad alcuni paesi del Sannio e non ho trovato nulla. Google Maps mi diceva impossibile, non ci sono trasporti pubblici. Lo sa Google Maps, dobbiamo vedere che non lo sanno i politici che dirigono questa regione. Noi abbiamo quindi davanti questa sfida al Consiglio regionale. Quando saremo dentro il Consiglio regionale noi porteremo innanzitutto la necessità di fare della Campania la regione capofila per le piste ciclabili. Qualche tempo fa, quando si pensava alle biciclette elettriche, si pensava alla follia di qualche singolo, alla follia di qualche amante del ciclismo, e invece no, abbiamo visto che per la mobilità urbana possono essere uno strumento fondamentale in tempi di Covid, ma anche nel futuro. Abbiamo altri settori su cui investire e su cui andare a lavorare. Abbiamo quello per l'appunto delle ferrovie, dei treni, che vanno riattivati, vanno costruiti, vanno acquistati nuovi treni, e abbiamo anche qui sul territorio campano le competenze, i lavoratori per costruire questi vagoni. Abbiamo la sfida degli autobus elettrici, e non solo autobus elettrici. Abbiamo un'impresa come Industria Italiana Autobus che qui nel territorio campano, in particolar modo a Flumeri, in provincia di Avellino, che potrebbe diventare il perno della transizione ecologica, il perno di una mobilità che possa essere fatta ad uso e consumo dei cittadini e che possa produrre occupazione, innovazione tecnologica. E invece quella fabbrica viene tenuta, non dico abbandonata, ma viene tenuta sicuramente sottodimensionata, e quelle conoscenze, quelle capacità che si sono create nel corso degli anni con la fatica e col sudore della fronte di tanti operai, di tanti lavoratori, vengono buttate nell'immondezzaio della storia. Abbiamo la sfida di costruire dei mezzi di trasporto che siano alimentati con l'energia solare, con l'energia pulita, e già abbiamo questo futuro qui a casa nostra. In Cilento abbiamo da giugno ad esempio un'imbarcazione che non funziona più a gasolio, ma che permette, un'imbarcazione da diporto, che permette di viaggiare lungo la costa con semplicemente l'energia solare. Le batterie sono alimentate a energia solare, sono batterie che possono essere immediatamente non solo funzionanti lì, ma possono essere utilizzate nel resto della regione. Questa è la sfida della mobilità. La regione ha tra le sue prerogative principe la questione dei trasporti. Cioè EAV, che è di fatto della regione, che potrebbe diventare il vettore di questa trasformazione, potrebbe aiutarci a farci entrare nel futuro, e che invece viene governata da De Gregorio e che viene governata dalla politica sempre nello stesso modo, sempre in un modo barbaro che non è nell'interesse di noi cittadini. Questa è la sfida che abbiamo davanti, e noi oggi siamo qui sul lungomare per portare questa sfida all'attenzione dei cittadini, ed sono gli stessi
progetti che porteremo dal 22 settembre, cioè dal giorno dopo le elezioni, nel Consiglio regionale, perché non si tratta di fare semplicemente slogan, non si tratta di riempirsi la bocca con le parole ecologia, con la parola energia pulita, si tratta di rispondere a un'esigenza che viene posta da tutta la popolazione, in particolar modo dalle giovani generazioni, perché c'è un grido di allarme che è stato portato avanti negli scorsi mesi, in particolar modo dai movimenti Fridays for Future, dai movimenti giovanili, dagli studenti, che hanno a cuore il presente e il futuro di questa regione. Con la classe politica che ci troviamo, probabilmente quando sentono parlare di batterie elettriche, quando sentono parlare di transizione ecologica, non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando. Sono abituati alle vecchie auto, ai vecchi mezzi di locomozione dell'Ottocento. Con loro abbiamo davanti il passato, apriamo finalmente le porte al futuro, apriamo le porte alla transizione ecologica, apriamo le porte a trasporti che siano non solo efficienti, ma che siano trasporti puliti e che permettano di fare di questa regione l'avanguardia non solo in Italia ma nel mondo. È una sfida che può essere vinta. È importante scegliere le persone giuste all'interno del Consiglio regionale, è importante far entrare il futuro della regione anche in Consiglio regionale. Per questo il 20 e il 21 settembre vota Potere al Popolo, vota Giuliano Granato presidente. È una sfida che possiamo vincere, abbiamo tutte le capacità, non ci deve venire a dire nessuno come si portano avanti le cose, non ci deve venire a dire nessuno come si costruisce il futuro, lo sappiamo benissimo, basta puntare sulle persone giuste e sui progetti che già esistono. Mandiamo a casa De Luca, mandiamo a casa la vecchia politica e apriamo le porte finalmente ad una nuova primavera, ad un nuovo futuro. Così tu fai fino in fondo ed è tutta la forza che tu hai. Oh, dopo date! Tutti? Dopo! Anzi, lasciate il primo da Massimo! Dove stai? Ma non dobbiamo andare, no? Massimino deodorante! Thank you.